Se volevate un film italiano che rispecchia gli stereotipi italiani, Perfetti Sconosciuti fa il caso vostro. Quindi parliamo un attimo di questo film che appunto si può vedere su Netflix, un film del 2016 con una durata complessiva di 1 ora e 37 minuti che vi dirò effettivamente, cioè, ci sta. Trama, questi amici che sono 7 amici, dovevano essere 8 persone, ma alla fine sono 7. Si riuniscono per una cena per vedere un'eclissi e fanno questo giochino, ovvero che durante la cena tengono il telefono esattamente sopra il tavolo con le notifiche accese e tutto, quindi e ogni notifica che arriva è resa pubblica agli altri, quindi questo giochino diciamo di conoscere anche i messaggi, la parte più, come dire, segreta degli amici. Adesso, sceneggiatura effettivamente si basa tutto in un appartamento, quindi boh, cioè, ok, ci sta, non fanno flashback, non fanno altro, secondo me per problemi di budget, ma effettivamente non deve essere stato troppo costoso budget come film, perché effettivamente, cioè, oltre agli attori, non ce ne va tanto altro. Scusate se mi tocco i capelli, ma boh, ok. Unlucky. E quindi abbiamo detto che sono questo gruppo di amici che si trovano a casa di una coppia. In teoria dovrebbero essere quattro coppie, alla fine ne vengono tre più uno, che è Giuseppe Battiston, detto Beppe. E lui diciamo che è un personaggio importante nella storia perché parla, cioè trasmette un concetto importante, ovvero quello dell'omosessualità all'interno dei gruppi. Poi si vede come reagisce il gruppo al fatto di scoprire che lui è omosessuale, ma oltre a questo non voglio, come dire, spoilerarvi altro. Perché passiamo subito al fatto che appunto non c'è il doppiaggio perché è un film italiano, quindi passiamo alla recitazione. Allora, com'è stato fatto? Cioè, le singole performance di ogni attore. Secondo me, Alba, ovvero Bianca, non è stata impeccabile. Chi mi è piaciuto molto è Valerio Mastandrea, ovvero Lele, e anche Kasia Smutniak, che è Eva, c'è un gatto, ok, scusate, cosa c'è? Va bene, è entrato un gatto, va bene, quindi da parte loro è molto interessante la recitazione, fatti vedere, eccolo qua, il mio micione. Cosa vogliamo dire? Cosa ti è parso il film? Dai, ci è piaciuto il film? Ci è piaciuto? Sì. Ci è piaciuto? Diamo un 7,5. Oppala. Diamo un 7,5. Effettivamente è un film che si può vedere magari con gli amici la sera, quindi il contesto per vederlo al meglio. Si può vedere su Netflix. Unica piccola precisazione che voglio fare io del film è che si vede che è stato fatto con un budget limitato perché la scena è sempre all'interno dell'appartamento. Spero che lo vediate, no. Troppo stupido. Quindi il video è breve perché effettivamente questo film, cioè, esprime dei concetti molto importanti, sì, ma in una chiave molto in una chiave molto semplice, non va ad approfondire. E il bello è che poi, boh, questo non è uno spoiler, il bello è che poi effettivamente il gioco che è stato fatto, cioè è stato fatto vedere, non è il gioco che è stato, cioè alla fine il gioco non viene eseguito, eccolo l'altro, non viene eseguito nella realtà. È come se fosse stato l'immaginazione di Eva, di come sarebbe andata più o meno se avessero fatto il gioco. Quindi
Quindi questo era il video di oggi, ragazzi, è stato breve, volevo solo dirvi la mia opinione su Perfetti Sconosciuti, che vi dirò, effettivamente esce anche a teatro qualche volta, quindi se volete andarvelo a vedere pure a teatro ci sta, altrimenti Netflix lo trovate sempre. Scusate, mio gatto è stupido. E arriverò con il prossimo video i prossimi giorni. Bella.